Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. C'è un tema soltanto che affronteremo in questo nostro appuntamento, ovvero quel 30 novembre, che per la Toscana vuol dire tanto, vuol dire abolizione della pena di morte. Ogni anno c'è la festa della Toscana con la seduta solenne e tante iniziative. Noi rivivremo insieme questo martedì 30 novembre 2021. Ed ecco i titoli. Non c'è giustizia dove c'è violenza. Il Presidente del Consiglio regionale dona una copia della Costituzione e depone un fiore sulla tomba di Gregory Summer a Cascina. E poi la ricorrenza che è anche una presa di coscienza con la seduta solenne appunto del Consiglio regionale della Toscana. E poi un manifesto per la comunicazione in uno stile insieme ai ragazzi è stato firmato questo patto manifesto. E quindi partiamo dalla mattina di martedì 30 novembre. Un fiore e una copia della Costituzione sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina. Con questo gesto simbolico davanti alla lapide su cui è scritto "dal braccio della morte all'abbraccio di Cascina", il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha dato il via, appunto come detto, alle celebrazioni per la festa della Toscana. Toscana è terra di diritti, fu la prima ad abolire nel 1786 la pena di morte e oggi insieme a Michelangelo Betti, al sindaco di Cascina, siamo venuti qui a ricordare Gregory Summers, che fu giustiziato in Texas nel 2006. Ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summer è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. Dato che poi la festa della Toscana assume una valenza di festa dedicata anche alla giustizia sociale, alla riflessione su quella che può essere una maggior giustizia, in questo caso si può dire nel mondo, insomma, stasera insieme all'illuminazione coi colori della Toscana, bianca e rossa del municipio, illumineremo di verde il Palazzo Pretorio che è accanto al municipio. E come le lanterne verdi illuminano le case al confine della Polonia per ospitare i profughi che sono oltre confine in Bielorussia. E quindi ancora una volta si ribadisce che la Toscana già dal 1786 ha scelto di stare dalla parte dei diritti e delle libertà, dell'accoglienza, del rispetto dell'essere umano da 235 anni, e per celebrare questa scelta, per rinnovare l'impegno attualizzandola ai tempi che stiamo vivendo, l'edizione 2021 della festa della Toscana, che peraltro è stata istituita con la legge nel 2001, si intitola "Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi di odio, la Toscana terra dei diritti". E quindi nello scenario del Cinema Teatro La Compagnia di Firenze il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne per celebrare la festa della Toscana istituita, lo ricordiamo, per sottolineare la firma che fu quella del Codice Leopoldino con il quale nel 1786 il Granduca di Toscana, primo Stato al mondo, abolì la pena di morte, filo conduttore appunto delle celebrazioni del 2021. Peraltro c'erano presenti tutti i sindaci dei comuni toscani e c'è stato anche un corteo molto emozionante che da via Cavour si è snodato per Piazza del Duomo, per via Tornabuoni, per arrivare poi filo in Piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio, dove appunto il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha dato in omaggio proprio ai sindaci la bandiera della regione. Ma viviamo anche questo momento con la seduta solenne, con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i consiglieri e poi appunto le parole in chiusura di servizio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare
per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio, specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani. Non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone, in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole, portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'Assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere all'avanguardia, è una terra che guarda con speranza al futuro. Se voi vedete, oggi qui abbiamo quasi tutti i sindaci della Toscana, più di 100 monumenti saranno illuminati stasera. Insomma, un messaggio collettivo di una comunità che guarda al futuro con speranza. E i colori di oggi, che sono i colori della nostra regione, sono il bianco e il rosso. Il rosso è il segno della resistenza dopo questo terribile anno e mezzo di pandemia. Consentitemi di ringraziare medici, infermieri, personale sanitario e anche i cittadini e le cittadine della Toscana, perché se oggi la Toscana è una delle regioni che si è vaccinata di più e grazie alla capacità di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, di aver capito il senso della vaccinazione, che non è la libertà del singolo ma è un modo per far uscire la nostra comunità a testa alta da questo periodo difficile. Poi il bianco è luce, è speranza, è possibilità di ripartire. Insomma, oggi non viviamo questo giorno come una ricorrenza, ma come un momento in cui guardiamo con speranza al futuro e in cui tramandiamo i nostri valori alle generazioni più giovani. Festa della Toscana, tradotta con le giuste parole del Presidente, vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo, oggi rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando per dire con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle che sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto e le parole giuste per veicolare messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, al nostro interlocutore, in questo caso le nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta
la Toscana. Rendendo la Toscana all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società. Quando si parla di violenza sia fondamentale e far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse i delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Come Antonio Mazzeo e come tutti i consiglieri regionali siamo eletti da 14 mesi. E l'anno scorso la festa della Toscana non la potevamo fare perché eravamo in pieno Covid, eravamo in una situazione in cui vivevamo, e la festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare, e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà, che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa, sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale, fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. È uno dei salti di qualità della civiltà umana, il rispetto dell'uomo, il rispetto dell'umanesimo che caratterizzò, sono 700 anni dalla morte di Dante, la Toscana
di allora, che poi dall'umanesimo passò al Rinascimento. È quello che abbiamo voluto esprimere e che esprimiamo ogni anno da 20 anni con la festa della Toscana. E arriviamo poi al pomeriggio di martedì 30 novembre. Ascolto, rispetto, cura, consapevolezza, responsabilità sono alcune delle parole chiave che hanno ispirato i primi 10 principi del manifesto per la comunicazione non ostile. È un progetto sociale di contrasto dei linguaggi di odio e discriminazione. È nato peraltro in rete ed è per la rete internet. E quindi c'è al Teatro della Compagnia questo convegno molto interessante, La Toscana che non odia, un evento che ha portato alla sottoscrizione del manifesto con la presenza di tantissimi studenti. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro, e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva. Io lo dico a chi non mi conosce e mi segue da casa, io non sono nato in Toscana, ho scelto la Toscana, l'ho scelta perché terra di diritti, perché terra aperta e inclusiva, e vorrei che i miei figli un giorno potessero decidere se vivere o non vivere in questa regione, la più bella del mondo, in base a quelle che sono le opportunità che noi gli offriamo. E qui c'è questo patto che oggi andiamo a siglare, e in questo patto noi vogliamo sottoscrivere un manifesto, che è il manifesto per le parole non ostili. La Toscana deve essere avanguardia anche su questo. Dobbiamo iniziare noi politici a usare il linguaggio adeguato. I numeri parlano chiaro. Su 800.000 tweet che sono stati esaminati da inizio dell'anno a ottobre, il 68% usa linguaggi d'odio. Non so se capite la potenza del problema. E allora i linguaggi d'odio, soprattutto verso le donne, e molto spesso quel linguaggio d'odio si trasforma in violenza, violenza fisica. Noi dobbiamo lavorare insieme alle ragazze e ragazzi, oggi è solo l'inizio, andremo nelle scuole, costruiremo cultura civica, lavoreremo insieme perché la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia. È fondamentale la sinergia che si sta sviluppando tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio della Regione Toscana, l'Ufficio di Presidenza con il Presidente Mazzeo, per sviluppare insieme delle azioni concrete a livello scolastico, con il coinvolgimento degli alunni, delle classi, delle scuole delle regioni, e anche per assicurare all'azione dei docenti, delle scuole nel suo complesso, il necessario sostegno, il necessario affiancamento per sviluppare in modo efficace le tematiche su cui si fonda il nostro ordinamento, in buona sostanza, quindi dalla legalità, dalla solidarietà, alla convivenza civile, tutti temi estremamente importanti che vanno nella direzione di affermare un diritto alla cittadinanza attiva da parte degli studenti. E quindi in pochi minuti vi abbiamo raccontato anche quella che è stata la festa della Toscana. Per ulteriori approfondimenti vi ricordo che c'è il sito www.inconsiglio.it. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.